Ciao! Allora, per questo periodo in cui sono abbronzata, questo è il trucco che sto facendo. Vado a mettere una base make-up che si può definire una sorta di crema colorata a metà tra BB cream e crema della Kiko, effetto naturale. Poi vado a correggere l'occhiaia con il correttore arancione con quello illuminante. Fisso tutto con la cipria perché altrimenti con questo caldo il trucco dura mezz'ora praticamente. E poi vado e passo alle sopracciglia. Come vedrete utilizzerò due prodotti, uno è la penna lunga tenuta di NYX, che è la Lift & Snatch, quella che utilizzo solitamente, che ha una tenuta eccezionale e con cui riesco a fare, come vedete, l'effetto peletti. E poi vado a fissarle con il loro gel per sopracciglia, che si chiama Glue, quindi che è una vera e propria colla, diciamo così, vedete, che ha questo applicatore e quindi lui vi dureranno praticamente tutto il giorno. Per gli occhi con questo caldo in realtà non riesco a fare nulla tranne che mettere un buon mascara volumizzante come questo qui di Essence. Poi se volete la lista prodotti fatemelo sapere nei commenti, ve la scrivo. E questo qui è il Lash Princess, se non erro, quello normale, classico, con cui mi trovo abbastanza bene. Quindi faccio doppia passata come sempre di mascara, dopodiché passo al viso. Per il viso, easy, un po' di contouring con una terra, niente di che. E dopodiché vedrete, ne metterò anche un pochino sul nasino, cosa che farò anche col blush successivamente. Come blush vado a utilizzare un blush di Kiko con cui mi trovo abbastanza bene a lunga tenuta e anche questo lo metto un po' sul nasino per fare questo effetto abbronzato. Vado un pochino a accentuare ancora di più le mie lentiggini naturali con questo prodotto di Nabla che è appunto il Freckle Makers e questo sarà l'effetto un po' abbronzatura. Poi sono già abbronzata, però appunto per risaltarlo. Come illuminante vado a mettere Ozone di Nabla, con cui mi trovo benissimo. Sulle labbra opto per un prodotto a lunga tenuta, questo qua è il Super Stay Vine Ink di 10 e questo è il risultato finale. Grazie per avermi seguita, ciao!